Paolo Ende l'ha chiesto di iscriversi allo SPI, stamani è qui. Ma io mi sono preparato un discorso di ringraziamento brevissimo, ci ho lavorato 3 mesi. Per questo ti sei iscritto tardi, sì, non hai discorso sì, brutto. Esatto, mi sono iscritto tardi perché devo... no, allora, in 2 parole sono contentissimo di questa tessera. Lasciatemi dire che questo è un po' un battesimo laico per me. Sì. Mediante questa tessera dello SPI CGIL mi avete liberato dal peccato originale. Il peccato di aver aspettato 70 anni a prendere la tessera. Con questa tessera io mi incorporo, se così posso dire, alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro, categoria pensionati, sezione incontinenza senile, sottosezione prostata. Ci siamo conosciuti da un urologo, lo sapete, io e Gramolano. Diventando ipso facto, sa cosa volete dire, ma qui ci sta bene, partecipe della missione di detto sindacato al quale prometto fedeltà eterna finché morte non ci divida. A questo proposito però permettetemi di chiedere ai nostri rispettabili dirigenti sindacali di dare prova di coraggio e lungimiranza, quel coraggio e quella lungimiranza che da sempre in loro ammiriamo, andando oltre lo SPI CGIL per fondare, primi nel mondo, lo STI CGIL, cioè il sindacato trapassati italiani. Non è un'idea brutta. Allora, sto concludendo, Va da sé che i miei amici Alessio Gramolati e Saverio Viola, qui oggi in veste di padrino e di madrina, non so chi di loro fa la madrina, fate voi. Di questo diciamo battesimo laico si impegnano ad aiutarmi in caso di bisogno, i padrini fanno questo, e vista la crisi economica e in particolare la crisi del settore del teatro, a versarmi una dignitosa paghetta mensile esentasse, garantendomi di mantenermi per gli anni a venire e insieme a me mantenere mia moglie Valeria, mia figlia Marta, la mia mamma 97enne e la di lei badante peruviana Maria Estrella. Grazie di cuore. Caro segretario, grazie. È un onore. Viva!